Bandiera Rossa fu un movimento politico e partigiano rivoluzionario che operò durante la Resistenza nelle zone di Roma. La denominazione ufficiale era Movimento Comunista d'Italia, MCD, ma fu universalmente conosciuto con il titolo del suo giornale, Bandiera Rossa, che ebbe ampia diffusione clandestina durante l'occupazione tedesca. Fu la più grande forza partigiana nella Roma occupata, con a base circa 3.000 militanti, in massima parte dislocate nelle borgate della capitale. Fu anche quella che ebbe il maggior numero di caduti, più di 180, di cui più di 50 nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Di ispirazione marxista, si richiamava la tradizione del bolscevismo, pur come vedremo segnando il passo su diversi punti rispetto alle tradizioni dell'ottobre. Questa organizzazione non condivideva la linea del Partito Comunista Italiano, di cui non accettava la politica di unità nazionale con i partiti antifascisti borghesi e di cui criticava la mancanza di democrazia all'interno del partito. Bandiera Rossa concepiva la lotta antifascista come un prologo immediato della rivoluzione socialista e riteneva pertanto che il proletariato dovesse partecipare alla resistenza mantenendo sempre la propria autonomia e perseguendo i propri interessi di classe. Le origini dell'organizzazione risalgono al periodo tra il 1935 e il 1941, quando fu attivo a Roma un piccolo gruppo di antifascisti di idee comuniste. Progressivamente questo gruppo iniziò a lavorare per estendere la sua influenza, fino a costruire cellule in alcune aziende e in alcune borgate. A questo punto si decise di creare un'organizzazione vera e propria, denominata Scintilla, e dotata di un organo di stampa con lo stesso nome, ispirato alla Iskra di Lenin. L'ambizione del gruppo era quella di ricostruire a Roma una cellula del Partito Comunista d'Italia, richiamandosi alle tradizioni rivoluzionarie che animavano il PCD alla sua nascita. Gli uomini di Scintilla avevano contatti con un altro gruppo comunista, composto principalmente da studenti universitari, tra i quali giocheranno un ruolo importante Mario Licata e Pietro Ingrao. Ma i militanti di Scintilla ignoravano che questo gruppo aveva già ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del centro estero del PC. Fra i motivi dello sviluppo parallelo di questi due gruppi si possono annoverare diverse divergenze politiche. Ad esempio, un opuscolo pubblicato prima della fine del 1942 mostra che Scintilla non era allineata con la teoria stalinista del socialismo in un paese solo. Inoltre, è presente una certa disomogeneità di composizione sociale fra i due gruppi, visto che gli esponenti di Scintilla erano per lo più di estrazione operaia o artigiana, mentre il gruppo ufficiale del PC era composto appunto da studenti universitari benestanti. I due gruppi hanno anche orientamenti profondamente diversi nella Roma dell'epoca. Come dicevamo, gli esponenti di Scintilla si orientavano principalmente ai proletari nelle borgate, partendo dal malcontento contro il fascismo e la guerra, per legarlo ad una critica complessiva alla società dell'epoca, proponendo una prospettiva di lotta chiaramente rivoluzionaria. Al contrario, il gruppo riconosciuto ufficialmente dal PC veniva dal lavoro clandestino nelle organizzazioni studentesche fasciste, si orientava a gruppi sociali diversi e proponeva la linea dell'unità nazionale con i partiti borghesi per combattere il nazifascismo, sulla falsariga dei fronti popolari stalinisti e del futuro CLN. Le differenze politiche progressivamente acuirono lo scontro tra le due organizzazioni, con i membri di Scintilla che accusavano di collaborazionismo gli universitari, mentre i PCisti accusavano di trotskismo la politica rivoluzionaria del gruppo. Come vedremo, con queste accuse togliattiani stigmatizzavano la politica di indipendenza di classe e intransigenza rivoluzionaria dell'MCD, facendo un parallelo con le accuse di estremismo che gli stalinisti rivolgevano opportunisticamente a Lev Trotsky. La nascita dei due gruppi in contrapposizione tra loro e la stessa peculiarità della linea politica di Bandiera Rossa, che discuteremo più avanti, trova la sua base nella storia stessa del comunismo italiano prima della guerra. L'ascesa del fascismo aveva rappresentato un'enorme cesura per migliaia di militanti, che non avevano piena comprensione degli avvenimenti nazionali ed internazionali di quei 20 anni. Per molti, la linea del movimento comunista internazionale restava quella del 1920-1921, di Lenin e dei bolscevichi. Non avevano idea di cosa rappresentasse veramente lo stalinismo e di come la direzione attuale del PC avesse rotto con ogni politica rivoluzionaria, in particolare abdicando all'indipendenza di classe in favore della costruzione dei fronti popolari. Per questo molti caddero dalle nuvole quando compresero le posizioni di Togliatti e della direzione del PC.
attribuendole ad una degenerazione della direzione italiana, non dell'Unione Sovietica e dell'intero movimento comunista internazionale stalinizzato. Del periodico Scintilla uscirono due numeri nel 1942. Si pensi che in quell'anno furono l'unica pubblicazione di orientamento comunista ad apparire a Roma. Il Movimento Comunista d'Italia fu fondato dopo la caduta del fascismo, nella seconda metà di agosto del 1943, partendo dal gruppo di Scintilla, a cui si aggregarono dapprima piccoli nuclei di socialisti e di comunisti, e dai quali in seguito si unirono altri gruppi attivi in diverse zone della capitale e del Lazio. Inoltre, il movimento poté avvalersi del rapporto di consistenti cellule di comunisti, attivi in alcuni settori del pubblico impiego, fra i lavoratori delle poste, dell'Istituto Centrale di Statistica, dei Vigili del Fuoco, della radio e dell'anagrafe. La rapida crescita di Bandiera Rossa può ascriversi principalmente a due fattori tra loro collegati. Innanzitutto la politica classista e rivoluzionaria, che teneva insieme la lotta militare contro il nazifascismo con la prospettiva rivoluzionaria per il cambiamento della società, insieme all'orientamento verso i lavoratori e verso le borgate, vero serbatoio di malcontento popolare che contribuì al reclutamento di molti membri e di un vasto supporto al movimento. Basti pensare che molte delle fatiscenti borgate costruite durante il ventennio si basavano di fatto sulla deportazione forzata verso la periferia di proletari che prima abitavano nei vecchi quartieri popolari al centro della città. Le dure condizioni di vita imposte a queste persone, contro la loro volontà, erano alla base di un odio politico e di classe contro il fascismo. Bandiera Rossa, con tutte le contraddizioni che vedremo, fu capace di rispondere a questo sentimento che si era sedimentato in anni di oppressione. La rapida crescita del movimento non fu certo scevra da problemi e contraddizioni. Silvio Corvisieri, nel suo libro Bandiera Rossa nella Resistenza Romana, ricostruisce che fu permesso di aderire al movimento ad ogni genere di individui, senza adeguate valutazioni politiche. Questo permise l'ingresso in Bandiera Rossa di diverse spie fasciste e anche di elementi equivoci. Pur trattandosi di un'esigua minoranza in un corpo costituito in maggioranza da lavoratori rivoluzionari, questi elementi infiltrati causarono molti danni all'MCD, sia denunciando i compagni nazisti che con azioni che furono utilizzate dagli avversari del movimento per screditarlo. L'MCD svolse gran parte della sua opera di orientamento politico attraverso il suo giornale clandestino, Bandiera Rossa, che ebbe una notevole diffusione. Da testimonianze dell'epoca sappiamo che un numero del giornale raggiunse la tiratura di 12.000 copie e che nell'aprile del 1944 fu fatto un accordo con un tipografo per stampare 5.000 copie a numero. Il primo numero uscì il 5 ottobre del 1943 e ne furono pubblicati 7 numeri fino a quello del 27 dicembre del 1943, ma dopo tale data e fino alla liberazione di Roma nel giugno 1944 il giornale riapparve solo con 3 o 4 numeri a causa di difficoltà finanziarie e perché la tipografia clandestina era stata scoperta dai nazifascisti. Inoltre, i militanti Bandiera Rossa sospettavano anche un possibile sabotaggio da parte del Partito Comunista Italiano, che avrebbe fatto pressione su stampatori e tipografi antifascisti per ostacolare l'uscita del periodico. Nei primi mesi del 1944, l'assenza del giornale fu parzialmente surrogata con l'uscita di un bollettino in formato ridotto, denominato DR, Disposizioni Rivoluzionarie. Il movimento si dotò anche di un'organizzazione giovanile denominata COBA, in onore al nomignolo a suo tempo assunto dal giovane Stalin. In esso militavano molte staffette di età compresa tra 7 e 14 anni, fra cui molte giovani ragazze, con il compito di trasportare cibo, armi e documentazione propagandistica attraverso la Roma occupata, senza destare sospetti nei tedeschi. Benché sin dal primo numero del suo periodico Bandiera Rossa si autoproclamasse come un movimento autorganizzato, in realtà l'organizzazione non fu mai molto rigida e fu basata più che altro su piccoli gruppi tenuti insieme dalle capacità e dall'iniziativa dei leader locali. Si nota qui un elemento fortemente problematico in relazione al modello bolscevico a cui Bandiera Rossa pretendeva di ispirarsi. La mancanza di una vera organizzazione centralizzata democraticamente si dimostrerà una delle grandi debolezze dell'MCD. Si provò a introdurre iniziative per sopperire almeno parzialmente a questi limiti. Ad esempio, a partire dal novembre 1943, il movimento istituì una scuola di marxismo clandestina per i suoi militanti, la cosiddetta Grotta Rossa, dotata anche di una sua biblioteca, politicamente eclettica, che comprendeva fra gli altri anche testi di Lev Trotsky. Questa varietà è sicuramente un indice della confusione politica all'interno del Movimento Comunista d'Italia, anche se comunque dimostra la sua lontananza ideologica dall'ortodossia stalinista. Subito dopo l'8 settembre 1943 i tedeschi occuparono rapidamente Roma,
e vi stabilirono un duro regime poliziesco, caratterizzato da un atteggiamento aggressivo e persecutorio verso i cittadini più poveri. I principali partiti antifascisti ufficiali, tra cui il PC e la DC, costituirono il Comitato di Liberazione Nazionale, che si dotò in ottobre di una giunta militare con il compito di dirigere la resistenza sul piano cittadino. Bandiera Rossa si opponeva a questa coalizione, rivendicando l'azione classista e indipendente dei comunisti in un'ottica rivoluzionaria, in contrasto con la teoria stalinista dei fronti popolari, che prevedeva l'alleanza dei comunisti con i partiti borghesi per sconfiggere il fascismo, rimandando a parole la rivoluzione ad una seconda fase indefinita nel tempo. Bandiera Rossa compì solo poche azioni militari prima dell'8 settembre, sia perché l'organizzazione era ancora in costruzione, sia per la scarsità di armi a disposizione per combattere i nazifascisti. Ma la situazione cambiò rapidamente ed alcune centinaia di militanti dell'MCD parteciparono agli scontri con le truppe di occupazione tedesche che si svolsero a Roma fra l'8 e il 10 settembre. Negli ultimi mesi del 1943 si stabilizzò una suddivisione geografica di fatto fra la zona di operazioni partigiane dell'MCD, localizzata prevalentemente in periferia nelle borgate, dove Bandiera Rossa tentò di creare un'organizzazione di massa, e quella del PC, localizzata nel centro della città, dove, nella più stretta clandestinità, operavano i gruppi di azione patriottica, i GAP. Vi furono comunque alcune sovrapposizioni e alcuni casi di doppia militanza. Secondo David Broder, autore di un'estesa ricerca su Bandiera Rossa, si può scorgere una difformità fra l'intransigenza politica professata dall'MCD e la collaborazione che di fatto intercorse fra i partigiani di Bandiera Rossa e quelli di altre formazioni, non solo membri isolati del PC o del Partito Socialista, ma anche con forze sicuramente popolari, ma vicine al mondo della criminalità e della malavita. Questo sia per il riflesso della composizione popolare del movimento, sia per le difficoltà a costruire un'organizzazione solida politicamente. Nonostante la complessità della situazione, i partigiani di Bandiera Rossa furono protagonisti di vari fatti militari, con relativi tributi di sangue, azioni indirizzate sia apertamente contro le forze antifasciste, nazifasciste, sia per liberare i prigionieri o difendere i proletari delle borgate dai soprusi degli occupanti. Degna di nota un'azione collettiva del 6 dicembre 1943, quando 1200 militanti di Bandiera Rossa compirono un'azione sincronica, distribuendo nello stesso esatto momento, dalle 18 alle 18:15, 10.000 volantini contro il regime in tutti i 120 cinema della città, coinvolgendo migliaia di lavoratori e abitanti delle borgate nelle messe in atto dell'operazione. Un'azione questa che dimostra il sostegno e la forza del Movimento Comunista d'Italia, ma che fu pagata a caro prezzo nei giorni successivi con numerosi arresti. Mentre l'organizzazione subiva pesanti colpi a causa della repressione, parte del gruppo dirigente sin dall'ottobre del 1943 si impegnò in una serie di riunioni clandestine fra esponenti dell'MCD ed esponenti del PC romano, per saggiare la possibilità di unificare le due organizzazioni. Ma questi appuntamenti si conclusero in nulla di fatto, ed anzi le divergenze si esacerbarono. Il dissenso principale verteva sulle modalità e sugli scopi della partecipazione alla lotta antifascista. L'MCD rimproverava il PC di aver abbandonato l'obiettivo della rivoluzione proletaria e di aver intrapreso, entrando nel CLN, una politica di collaborazione di classe con i partiti borghesi. Dal canto suo, il PC accusava l'MCD di estremismo avventurista e che l'inserire di quel movimento, che l'insistere di quel movimento su esigenze di democrazia interna al partito mascherasse intenzioni scissionistiche. L'editoriale del primo numero di Bandiera Rossa, datato 5 ottobre 1943, esprimeva il proposito di costruire un unico grande partito di democrazia operaia. Nel secondo numero del periodico vengono precisati alcuni punti programmatici richiesti dall'MCD per la costruzione dell'auspicato Partito Comunista Unificato. Esso doveva essere organizzato secondo i principi della democrazia operaia, per combattere i tentativi della burocrazia di partito di soffocare l'espressione democratica dei lavoratori, anche in vista della costruzione di una vera democrazia socialista dopo la rivoluzione. Di fatto l'MCD poneva due principi pregiudiziali all'unificazione col PC, ossia la democrazia interna del partito e una partecipazione alla lotta antifascista improntata agli interessi di classe. In continuità con questo tema, nel primo numero di Bandiera Rossa si esprimeva inoltre la contrarietà alla collaborazione dei comunisti con il governo Badoglio. Dagli articoli pubblicati su Bandiera Rossa non emerge una votazione univoca a proposito dell'Unione Sovietica e sul percorso politico dello stalinismo. Si passava da articoli di sostegno incondizionato a critiche più aperte. Parte della redazione, nel fallimentare tentativo di salvare capre e cavoli, arrivò a teorizzare che questo fosse un problema secondario,
vista la necessità di concentrarsi sui problemi della rivoluzione in Italia. Anche qui emerge un grande punto di debolezza dell'MCD, l'incapacità di chiarire la propria posizione sull'Unione Sovietica, e anzi le illusioni Stalin e nella burocrazia non permisero la piena comprensione della politica del Fronte Popolare, nel CLN operata dal PC, con conseguenze nefaste per tutta la discussione con quest'ultimo. Infatti il Partito Comunista conduceva un'aspra battaglia politica contro i gruppi che si collocavano alla sua sinistra. In un articolo pubblicato nel dicembre 1943, il dirigente comunista Pietro Secchia aveva condannato con toni brutali il gruppo dissidente torinese Stella Rossa, nato da una scissione del PC, accusandolo di nascondere sotto la maschera del sinistrismo il bieco, sanguinario volto del nazifascismo e di essere sulla via della Gestapo. Nel gennaio 1944, l'edizione meridionale dell'Unità descrisse i gruppi dissidenti come quinta colonna del nazismo e del fascismo, invocandone la distruzione. Li definiva come complici dell'hitlerismo, da schiacciare senza pietà, ed invocava l'esempio di quanto fatto dallo stalinismo nella lotta per l'annientamento dell'opposizione di sinistra trotskista. Per la forza numerica e per il radicamento dell'MCD, in una prima fase non era possibile per i burocrati del PC esprime apertamente gli stessi giudizi contro Bandiera Rossa. La verità è che per tutto un periodo il PC è in ritardo nella costruzione della sua organizzazione rispetto a Bandiera Rossa e doveva tenere aperto un canale di collaborazione, fosse solo tra i singoli gruppi partigiani. Ma il Movimento Comunista d'Italia non seppe avvantaggiarsi politicamente da questa situazione, non seppe mettere in campo la tattica leninista del fronte unico, proponendo un'alleanza antifascista al PC con lo scopo di dimostrare ai militanti comunisti la sua volontà di lottare contro i nazisti, ma anche aprendo una discussione politica sulle posizioni Togliatti e soci, con lo scopo di conquistare aderenti alla prospettiva rivoluzionaria. Mantenendo un atteggiamento equivoco, senza sviluppare posizioni politiche chiare, l'MCD diede tempo progressivamente ai dirigenti del PC di organizzarsi e prendere l'iniziativa. Ed infatti la documentazione interna del PC mostra che in questo partito si continuava a presentare l'MCD come un gruppo di provocatori, aiutati e diretti da una quinta colonna fascista. In un documento della Federazione Laziale del PC, che risale all'aprile 1944, i militanti erano messi in guardia da leggere Bandiera Rossa, che veniva equiparato al materiale prodotto dai servizi segreti nazifascisti. In un altro documento del novembre 1943, sempre della Federazione del Lazio del PC, si accusavano i dissidenti di venire oggettivamente in soccorso della propaganda nazista e di dividere il fronte antifascista. Si poneva fra l'altro come compito ai quadri del PC quello di provocare la disgregazione del Movimento Comunista d'Italia, liquidando quest'ultimo dalla scena politica dopo averne ricondotto al PC la parte sana, fra virgolette. I dirigenti del PC nel dicembre 1943 si mostravano allarmati al fatto che nel proletariato delle borgate romane le idee di Bandiera Rossa trovassero più ascolto che quelle espresse nell'Unità. Il gennaio 1944 fu caratterizzato dall'arresto e dalla fucilazione di decine di militanti dell'MCD. Per dare aiuto alle famiglie degli arrestati e dei caduti, fu organizzato il Soccorso Rosso, che curò sottoscrizioni e raccolte di abiti e viveri tra le borgate romane. Dalla fine del mese di gennaio, Bandiera Rossa avviò dei tentativi per stringere rapporti anche su scala nazionale con altri gruppi politici alla sinistra del PC. Sono testimoniati in questo senso contatti fallimentari con la direzione del giornale bordighista Prometeo e con alcuni esponenti della sinistra socialista. Non risultano contatti con altri importanti gruppi di opposizione alla linea della burocrazia del PC. Questo rappresenta l'ennesimo limite all'azione di Bandiera Rossa. Una prospettiva rivoluzionaria alternativa alla linea di collaborazione di classe del PC poteva passare solo attraverso la costruzione di un fronte con altre importanti organizzazioni critiche da sinistra con Togliatti e i suoi. Anche solo Stella Rossa a Torino e la CGIL Rossa a Napoli potenzialmente erano un punto di riferimento per migliaia di lavoratori in città chiave della penisola, con il potenziale per costruire un'alternativa alle politiche staliniste, che purtroppo non vide mai la luce. Alla fine di gennaio, Bandiera Rossa, per mezzo di alcuni dirigenti, si fece promotrice della costruzione di un nuovo gruppo armato, denominato Armata Rossa, dal nome dell'esercito sovietico, che aveva come scopo dichiarato l'unificazione di tutti i comunisti in un'unica forza militare, che avrebbe dovuto lottare assieme agli alleati. Nei primi mesi del 1944, questa Armata Rossa divenne una delle più importanti forze della resistenza romana, contando circa 424 partigiani.
L'appello fondativo dell'Armata Rossa puntava all'unità fra il Movimento Comunista d'Italia ed il PC. Benché strettamente legata all'MCD, l'Armata Rossa formalmente non ne faceva parte, inglobando nella sua direzione anche i compagni e un'espressione del movimento. Comunque i quadri del PC erano contrari a questo progetto, da loro visto come un tentativo di minare l'unità del CLN. Tuttavia alcuni militanti del PC collaborarono occasionalmente con i militanti dell'Armata Rossa. L'attività partigiana di Bandiera Rossa in tutto il mese di marzo fu molto intensa, ci furono una trentina di azioni armate o di sabotaggio. In questo periodo avvenne l'attentato di Via Rasella, un'azione condotta il 23 marzo 1944 da un'unità partigiana del Partito Comunista Italiano contro un reparto delle forze d'occupazione tedesche. Si trovarono coinvolti in attentato anche tre partigiani di Bandiera Rossa, appartenenti a una banda formata da operai della compagnia telefonica Teti. Come rappresaglia, i nazifascisti perpetrarono il 24 marzo l'eccidio delle fosse ardeatine, dove furono trucidati 52 esponenti di Bandiera Rossa. L'eccidio veniva così commentato nel numero 9 del giornale. I compagni dell'MCD, lavoratori, proletari, non hanno dimenticato il valore della vita umana. Giurano sul sangue di questi martiri di combattere fino alla totale distruzione di ogni vestigio del nazifascismo e del capitalismo che lo ha generato, responsabili ed esecutori di tutti i delitti commessi sotto il loro impero. Nella primavera del 1944 le azioni militari di Bandiera Rossa continuarono. Una parte del gruppo dirigente prospettava la possibilità di organizzare un'insurrezione per liberare la città di Roma prima dell'arrivo degli alleati, ma questa non avvenne mai. È probabile comunque che l'MCD da solo non avesse le forze per liberare la città, tenendo anche in considerazione l'ostilità dello stesso Togliatti verso la partecipazione dei militanti del PC ad un'insurrezione. Del resto, anche nel movimento c'erano opzioni contrarie, a questa idea. Molti militanti, che già avevano valutato negativamente l'azione dei GAP in Via Rasella, non avevano alcuna intenzione di trovarsi in mezzo a una possibile battaglia fra l'esercito tedesco e quello alleato. Questo sarebbe stato, in questa situazione sarebbe stato impossibile proteggere la popolazione romana dai combattimenti per le strade e le piazze della capitale. L'edizione romana dell'Unità, in un articolo del 15 marzo, attaccò Bandiera Rossa per le sue posizioni, definendolo come un gruppo di estremisti astratti e inconcludenti, che andavano nei fatti incontro alla propaganda hitleriana. Bandiera Rossa, in risposta, criticò l'attentato di Via Rasella sul suo bollettino Disposizioni rivoluzionarie del 29 marzo. Secondo il Movimento Comunista d'Italia, l'atto terroristico non apparteneva alla strategia marxista, costituendo solo uno spreco di forze proletarie. Lo stesso articolo condannava i gesti eroici e gli impulsi romantici, in quanto estranei alle basi collettive e di classe della rivoluzione marxista. Denunciava come inammissibile il rischio di contraccolpi contro gli innocenti e argomentava che l'atteggiamento tenuto dagli attentatori di Via Rasella fosse inutile e riprovevole. Infatti, continuava l'articolo, sebbene i comunisti dovessero cercare di conquistare il potere, anche con la violenza, il sacrificio di sangue proletario sarebbe stato utile solo qualora avesse comportato tangibili vittorie per il solo proletariato. Occorreva dare priorità all'organizzazione collettiva anziché alle imprese militari individuali. Il compito prioritario dei militanti Bandiera Rossa, secondo l'articolo, avrebbe dovuto essere perciò la difesa attiva contro la repressione nazifascista. Nello stesso periodo, la direzione dell'MCD emanò una direttiva che invitava i militanti partigiani a limitarsi ad azioni difensive contro i nazifascisti, probabilmente in conseguenza dei duri colpi subiti dal movimento a causa della repressione. Anche in funzione di questa motivazione, comunque non si può non evidenziare il segnale di debolezza organizzativa e politica rappresentato da queste disposizioni. Ed infatti l'edizione romana dell'Unità attaccò nuovamente Bandiera Rossa in un articolo del 6 aprile, definendolo come un gruppo di irresponsabili provocatori. L'inasprimento dei rapporti tra PC e Bandiera Rossa raggiunse la punta massima nel mese di aprile, dopo la svolta di Salerno, con la quale Togliatti preparò l'entrata del PC nel governo Badoglio. L'11 maggio Bandiera Rossa, attraverso il suo organo di stampa, espresse disapprovazione per la formazione del nuovo governo, sottopose a critiche di opportunismo la formula togliattiana della democrazia progressiva e ribadì la necessità di una politica rigorosamente classista e anticapitalista, ponendo dichiaratamente l'obiettivo della trasformazione della guerra contro il nazismo in guerra contro tutto il capitalismo. Infine, il 4 giugno 1944, Roma venne liberata dagli alleati, senza alcuna insurrezione.
Tuttavia, in alcune zone della capitale furono limitati scontri fra alleati e tedeschi in ritirata, a cui parteciparono anche partigiani di bandiera rossa. La fine dell'occupazione tedesca non alleviò la difficile situazione sociale di Roma, in cui la mancanza di lavoro e di rifornimenti causava il dilagare di miseria e fame. In questa situazione accadeva che, specie nelle borgate, vari tra coloro che avevano preso le armi contro i tedeschi si dessero ora ad attività come il ricatto, le estorsioni nei confronti di fascisti, industriali e proprietari terrieri. La polizia si dedicò a reprimere tutte queste attività e condusse all'inizio del 1945 varie retate nelle periferie, dove le bande erano più attive. Si giunse a sottoporre a processo ex partigiani non solo per fatti avvenuti dopo la liberazione, ma anche per crimini contro la proprietà commessi durante l'occupazione tedesca. Le autorità alleate, che temevano le masse popolari e volevano una normalizzazione della situazione il prima possibile, erano inoltre preoccupate per il dubbio che non tutti i partigiani delle formazioni di sinistra avessero obbedito all'appello di consegnare le armi. Di fatto, il ricostituendo Stato borghese italiano, con il sostegno alleato, mise in atto una repressione mirata contro i militanti rivoluzionari. Il giorno dopo l'arrivo degli alleati, il Movimento Comunista d'Italia formalizzò la sua esistenza legale, aprendo una sede pubblica. Inoltre, l'organizzazione femminile del movimento diede inizio a una propria attività assistenziale, comprendente cure mediche, distribuzione di alimenti e consulenze, e avviò una scuola politica sul marxismo e questione femminile. Una parte delle risorse finanziate per tutte queste attività provenivano da serate danzanti che Bandiera Rossa organizzava in ogni sua sezione e che ebbero molto successo, furono frequentate anche dai soldati alleati. Altri fondi per il movimento provenivano da tornei di box e lotterie. Il 6 giugno apparve il primo numero distribuito legalmente di Bandiera Rossa, dove si ringraziavano gli alleati e ci si proponeva di partecipare attivamente alla liberazione del resto dell'Italia, ancora occupata dai tedeschi. Vi furono tuttavia solamente altre due uscite del periodico, in quanto il governo militare alleato negò la sua autorizzazione alla stampa. A tal proposito va sottolineato che il PC voleva approfittare dell'ostilità degli alleati nei confronti delle organizzazioni che questi ultimi consideravano sovversive, al fine di perseguire il suo disegno di liquidare Bandiera Rossa dalla scena politica. In questo contesto si dimostrò ancora la debolezza politica ed organizzativa dello stesso Movimento Comunista d'Italia, che non seppe fare fronte a questi attacchi che progressivamente ne minarono l'azione politica. Bandiera Rossa, subito dopo la liberazione di Roma, avviò pubblicamente una campagna di reclutamento per l'Armata Rossa, con l'intento di affiancare dalle brigate partigiane all'esercito alleato che ancora combatteva contro i tedeschi. Tale campagna ebbe un certo successo. Inoltre, Armata Rossa iniziò anche a distribuire un suo periodico con lo stesso nome. Il programma politico ivi propagandato contemplava il rovesciamento della monarchia, un'economia pianificata e un governo democratico verso la costruzione del socialismo. Ma il governo militare alleato si allarmò per la crescita dell'Armata Rossa e ordinò la cessazione del reclutamento e arrestò diversi dirigenti, di fatto decapitando l'organizzazione. La documentazione interna del PC mostra come questi lavorò attivamente per sabotare l'Armata Rossa, avvalendosi a questo scopo della collaborazione di alcuni dirigenti delle forze armate della stessa Forza Armata Partigiana e denunciando i presunti legami di esponenti di Bandiera Rossa con agenti provocatori. L'ordine del governo militare alleato di cessare i reclutamenti e l'arresto di parte del gruppo dirigente provocarono una grave crisi politica che portò il 2 luglio allo scioglimento dell'Armata Rossa, con alcuni quadri che invitarono i suoi ex aderenti a sostenere l'attività politica del Partito Comunista. Lo scioglimento dell'Armata Rossa, la repressione da parte del governo militare alleato, i conflitti interni e le molte defezioni verso altri partiti di sinistra posero seri limiti alla forza del Movimento Comunista d'Italia. Il numero dei suoi componenti a dicembre 1944 ammontava a circa 13.400, vero circa 5 volte di più che nel periodo della clandestinità, ma meno di quanto ci si potesse aspettare considerando l'intervenuta libertà di organizzazione. Basti pensare che sempre a fine 1944 il PC contava a Roma più di 51.000 membri e il Partito Socialista più di 22.000. Questi due partiti inoltre erano organizzati su scala nazionale, mentre il Movimento Comunista d'Italia aveva scarsissimo seguito al di fuori del Lazio. Per parte sua, il Partito Comunista continuava a lavorare per la liquidazione politica dell'MCD, ad esempio infiltrando proprio militanti nelle sezioni di Bandiera Rossa, con l'obiettivo di staccarle dall'MCD e aggregarle al PC.
Un altro espediente del Partito Comunista fu quello di registrare in tribunale a proprio nome la testata Bandiera Rossa, impedendo così la ripresa delle pubblicazioni del periodico. Nel settembre 1945 uscì un nuovo periodico dell'MCD, sotto la testata L'Idea Comunista. Questa operazione era stato frutto di un debole compromesso con l'apparato statale, che andò ancora più a discredito dell'autorità dell'organizzazione. Appare qui tutta la fatica che il Movimento Comunista d'Italia provava nell'affrontare il nuovo compito di trasformarsi da movimento clandestino a partito legale. Ed infatti la MCD non riuscì a presentare le proprie candidature né alle elezioni per l'Assemblea Costituente né alle elezioni provinciali del novembre 1946, dimostrando ancora di più tutte le sue difficoltà politiche e organizzative. La cacciata del PC dal terzo governo De Gasperi nel marzo 1947, agli occhi di molti militanti di Bandiera Rossa, fece venir meno ogni ragione per rimanere fuori da quel partito, venendo a mancare l'alleanza di quest'ultimo con i partiti borghesi. Questo portò all'entrata nel PC di una parte maggioritaria dei militanti del Movimento Comunista d'Italia, che per la fine dell'estate del 1947 di fatto cessò di esistere. La parabola di Bandiera Rossa dimostra, insieme ad altri esempi storici, come effettivamente nell'Italia del 1943-1945 ci fosse lo spazio per la costruzione di un partito rivoluzionario che operasse da punto di riferimento per guidare il proletariato verso la trasformazione della società. Di fatto, la storia di Bandiera Rossa si inserisce in tutta una serie di battaglie compiute dal PC stalinista per normalizzare i movimenti di opposizione sorti in Italia contro le politiche di collaborazione di classe per un'alternativa rivoluzionaria. Lo sviluppo parallelo e indipendente di questi movimenti in importanti città dimostra che c'erano forze disponibili a lottare per costruire questa alternativa. La non costruzione di una unità tra queste forze, insieme all'incapacità di mettere in campo una politica di fronte unico con il PC, condannarono l'MCD alla disfatta. Chiaramente la burocrazia togliattiana contribuì a questo fallimento, anche se vanno tenuti in gran conto tutti i limiti organizzativi e politici dello stesso MCD, tra cui spicca la non chiarezza sul ruolo politico dell'Unione Sovietica e dello stalinismo, vero punto chiave che non permise a tanti militanti di Bandiera Rossa di comprendere la correlazione tra le politiche togliattiane e la teoria del fronte popolare stalinista, e quindi anche la degenerazione complessiva del movimento comunista internazionale. Oggi per noi studiare la sua storia serve a comprendere ancora meglio i perché di una resistenza come rivoluzione mancata, mentre la condotta di tanti eroici militanti di Bandiera Rossa ci fornisce un esempio su cui riflettere per la nostra attività politica di oggi e domani.